Allora, per quanto riguarda invece l'insugherata, la gestione dell'insugherata, gestione odierna dell'insugherata, parco dell'insugherata, sì, riserva naturale dell'insugherata, è tutto illegale. Ecco, ad esempio, c'è dentro un'azienda agricola, come è riuscita ad ottenere la possibilità di creare? Perché, no. Ci sono anche delle proprietà. Sì, le proprietà ci sono. Noi abbiamo cercato per lungo tempo di difendere tutto quel territorio, alla fine ci è scappato di mano. Okay. Anche perché... ma che cos'è questa azienda agricola? Che cos'è? Una concessione? O... Ma io francamente... Ma aziende agricole c'erano già anche prima, prima della creazione. Quindi sono rimaste lì, gli hanno dato la possibilità Allora, in tutto il parco le attività agricole sono ammesse, in tutto il parco di Veio. Ma in tutti i parchi? Ma per capire se è lecito... Ma il lecito non è il problema della... Noi ci siamo trovati... Perché ci sono delle zone che sembrerebbero simili a abusive. Noi ci siamo trovati a un certo punto a dover combattere una battaglia persa. Perché qui gli interessi delle lottizzazioni, case campi ad esempio, erano tutte cooperative di magistrati. Noi abbiamo tenuto duro finché abbiamo potuto. Poi una grande magistrata, la dottoressa Cordova, è stata trasferita. Come la Clementina Forleo, che è stata trasferita prima da Milano a Cremona, poi a Milano di nuovo e adesso è stata 7-8 anni qua a Roma. Ma adesso, visto che dovrà portare avanti il processo contro Conte, vedrai che la ritrasferiscono a Frascati. Guardate, non è detto. Quindi la situazione è questa. Case e campi completamente costruita ed era una cosa che non si poteva assolutamente fare, tutte cooperative di magistrati. Quindi all'interno di questa riserva praticamente uno non può contestare nulla. Poi è costruito anche avete visto, ma costruito anche bene, direi, perché lì c'è la solita persona dietro, il solito costruttore, che non è Parnasi questa volta, è quell'altro. È riuscito qui ed è riuscito in quell'altra cosa che avevo detto, facendo condannare per pedofilia un prete che tutto era fuorché pedofilo, e hanno costruito un 5.000 ettari di roba, tutto costruito, a dir poco, quello che hanno fatto subito dopo il passaggio dell'accordo nucleare. Ma invece, ritornando all'interno del discorso riserva naturale dell'insugherata, uno come può provare a contestare? Deve andare al catasto, verificare la situazione che c'era. E verificare sul posto se è la stessa che è codificata al cadastro. Non possono essere più contestate con questo sistema. E mi dovrei in caso rivolgere con questo regime. Vai a un'agenzia che fa le misure catastali, chiedo un confronto... costano 5-10 euro a misura, e fai fare le misure sugli immobili che ti interessano a te. Non ottieni nessun risultato oggi, si tratta di difendere il difendibile. Il resto è inutile, cosa fatta è fatta. Ma per quanto riguarda la fauna? Per quanto riguarda la fauna si trova nella stessa situazione. Cosa fai? Il problema. I piani di abbattimento che hanno previsto all'interno della riserva. Allora, lì il problema, quella è un'altra cosa però. Lì si tratta di... Ma se uno volesse fare un discorso per incrinare il sistema... Il discorso, il discorso disgraziatamente come discorso generale non si può fare. Bisogna prendere un argomento singolo e battere su quello. Sarebbe già molto se si riuscisse a contrastare qualsiasi piano che hanno fatto per abbattere la fauna selvatica. Questa per me è la cosa più importante. Il resto passa in secondo ordine, anche perché noi abbiamo, non so se voi avete visto il filmato, un filmato bellissimo, 250.000 contatti, fatto dalla RAI, che si vede tranquillamente su internet. Passaggio dei cinghiali a Frotte, a Mandrie. No, qui, i cinghiali qui al monumento agli alpini caduti in Russia. L'avete visto voi? Tomba di Nerone. L'avete visto quella? Sì. È bellissimo, la gente che va lì, gli porta da mangiare, eccetera. E quello è uno spettacolo. Ma tu lo sai che a casa mia... Mia moglie dà i croccantini per i gatti e i cani. E quelli se li mangiano i cinghiali. Arrivano i cinghiali e lottano con i cani e i gatti, li cacciano e se mangiano i croccantini.
Ieri sera stavano davanti il portone di casa mia, sì. Proprio a come da qua lì. La mattina, allora, quando io esco la mattina un po' prestino, sono le tracce, tutti buchi che non te dico. Ma se uno volesse difendere questi poveri animali, no? Tanto poveri non sono, E hanno fatto un piano di, loro lo chiamano piano di contenimento, che poi significa abbatterli a fine di macellazione. Ma che hanno naturale? No, è in atto sì. In tutta Roma. Sì. Pare che all'insugherata ancora non ci sono arrivati, ma è imminente la cosa. Certo. Però parallelamente c'è un movimento di quartiere, sì, diciamo così, che sta agendo. Per sì, cui i cinghiali sono spariti. Vabbè, non sanno più. Che si può fare? Il problema, dal mio punto di vista, che è l'unico, è creare delle obiezioni di carattere giudiziario, piantare delle grane e fare delle cause. Quindi portare delle prove di portare da una parte le prove, dall'altra la normativa nazionale e regionale relativamente alla fauna e contrastare queste operazioni, che vanno contrastate sempre a livello di decisioni conosciute, ufficializzate dal potere politico attuale. Questa è la scelta politica, se non è una scelta politica. E è l'unica che puoi avere, per le quali puoi avere dei riscontri. D'altronde, come dicevo, qui, noi abbiamo fatto delle contromosse, che erano contromosse di carattere prevalentemente giudiziario, anzi dobbiamo ringraziare il qui presente, quando andammo che aveva preparato una denuncia e la consegnava alla Guardia di Finanza, l'aveva preparata lui la prima botta, denuncia. La prima botta, quindi se voi volete... Ma come, non ricordavo più io! La prima botta. Ma sai che c'è, che quando non fai un migliaio qualcuno ti sfugge. Bene, anche l'architetto Andellini. Ma visto che è una riserva naturale, in teoria non bisognerebbe toccare nulla all'interno della riserva. No. Non è possibile. Allora, cominciamo a sfatare un po' di miti. La riserva naturale o il parco ha delle limitazioni, ma non è che tutto è in debito, non è che non si può fare niente. Ma la fauna è protetta però. È protetta in base alle, diciamo, discendenze dell'epoca, del momento. Nel momento in cui tu crei il parco naturale, c'è una fauna in generale, eccetera, e quella non va stravolta, ma non va neppure, diciamo, fatta diventare problema di coabitazione con gli umani. Però se il Capito? Problema è di un eventuale problema... No, guarda che non è così, come ha detto lui. Praticamente, se tu vuoi piantare una grana relativamente a un parco, devi prima conoscere... Se vuoi io scusa, ti interrompo un attimo, quello che loro hanno fatto nel 97 con la costituzione del Parco di Veio, io c'ho dei dossier in cui c'è tutto, se vuoi te li mando e tu vedi quello che è lecito, quello che non è lecito, quando è lecito, quando non è lecito e così via. Da lì può partire certo, un progetto di opposizione, certo, se non sai che cosa è se effettivamente. Se non c'è una legge di riferimento, il magistrato non te lo prende manco in considerazione. Ma vi faccio un esempio. All'epoca io ero di casa alla Regione Lazio. Quindi nell'imminenza non si può far nulla. Perché andavo in continuazione per una ragione o per l'altra, no? E soprattutto per le obiezioni che facevano al parco, insomma, la costituzione del Parco di Veio è durata circa 30 anni. E poi... La legge regionale per l'istituzione è quella del 27 febbraio del 97, cioè no, la legge regionale 27 del febbraio del 1997. Sì, punto, io ancora in circoscrizione. E la cosa interessante che ve lo voglio dire, e quando andavo anche ai convegni relativamente agli uccelli, relativamente alla caccia, c'erano delle assemblee dove c'erano... E lì c'era una battaglia vera, No, ma sì, però, attenzione, c'erano i cacciatori, i rappresentanti dei cacciatori e noi ambientalisti, dove i cacciatori erano 300-400. E voi 4? Due. Due. Ma il problema è che adesso siccome io ho una vecchia abitudine
di andare 2 contro 100 fin dai tempi dell'università, io non mi spaventavo. Mi spaventavo per i poveri uccelli, perché è chiaro che tutte le decisioni erano prese da questi, no? Io vi vorrei vedere in quelle sale qui, della, qui a, a via dove c'è la... ma il problema è adesso che gli ambientalisti sono diventati pure cacciatori, per cui siamo ancora di meno. Sì. No, al contrario. No. Tu pensa che negli anni 60 i cacciatori in Italia erano ufficialmente circa 4 milioni e mezzo. Adesso siamo... negli anni 90 erano circa 1 milione e mezzo. Sì, sì. Sì, ma tanti tanti gli ambientalisti fanno i cacciatori. No, sì. Ma qua sì, c'era, c'era pure qualcuno, ma sono enormemente di meno di quelli che erano 40 anni fa. Li conosciamo, basta andare nelle OESI del WWF. Io sono stato, cacciatore. Io sono stato... allora, vedi che viene, sta dicendo la stessa cosa che dici. Allora, io sono stato cacciatore. Allora, io una sola volta ho sparato delle allodole, ma avevo... avevo di 9 anni, poi mi è venuto il rimorso, proprio veramente una sensazione di rimorso. Comunque, uno dei primi lavori in assoluto di carattere ambientale che è stato fatto in Italia e che ha girato il mondo perché è stato pubblicato su delle riviste internazionali è un lavoro che ho fatto io, assieme ad alcuni miei amici. E portammo tutta la questione all'Istituto di Igiene dell'Università di Roma, che ne fece una pubblicazione, e questa pubblicazione, praticamente io all'epoca, io ero una guardia zoofila, e delle guardie, e quindi andavamo il sabato e la domenica andavamo sempre a fare l'ispezione, una guardia venatoria ci telefonò e ci disse, guardate che c'è una strage di uccelli dalle parti di Ponte Galeria. Allora noi ci siamo andati e c'era un campo che era arato dagli uccelli, era pieno di uccelli morti, proprio una massa di uccelli morti. Perché così era successo? Era successo che invece di piantare, di seminare, il contadino si era dimenticato il grano con i concimi e con i pesticidi mescolati, l'aveva dimenticati sul campo, sparsi sul campo, gli uccelli sono arrivati, li hanno mangiati e sono morti. Da questa cosa nacque, come dicevo, questo lavoro, perché allora lì c'era un contadino che moriva di fame. Allora io lo dissi a quelli dell'Istituto di Igiene dell'Università di Roma, dice, vedi, fai una bella inchiesta e vedi un po' com'è la situazione. Allora ritornammo e vedemmo questa casa colonica che era, sembrava di vedere... Ma Catavecchia? Eh? Catavecchia. Magari. Avete presente Baby Doll? Ve lo ricordate il film Baby Doll? Sì. Questo film Baby Doll era ambientato in un paese degli Stati Uniti del Sud. Louisiana. Era in Louisiana, adesso non so ricordato. Dove praticamente in una catapecchia su quel tipo, con un pianoforte rotto, su quel tipo del pianoforte che c'aveva quello rotto, si svolge poi questo meraviglioso film Baby Doll. Era la stessa cosa. Allora cosa era successo? Il contadino si lamentava con noi perché non riusciva più a piantare niente, perché c'aveva dei parassiti. Andava ai consorzi agrari e gli dicevano, per questi parassiti prendi questo, gli dava questo e subito spuntava l'altro parassita. Lui praticamente non riusciva più a liberarsi di questa situazione. Facemmo degli scavi e riuscimmo a trovare dei metaboliti del DDT che il contadino aveva smesso di dare una 15ina di anni prima. Quindi questo, tutto questo lavoro è diventato uno dei primi lavori importanti di ecologia che sia stato fatto da un'università italiana, capito? Questo per dire. Quindi, e che anno era? Eh? Che anno? Che anno? 80 forse. Ma che 80? Prima? 54. Quando ero guardia zoofila. Poi dopo fu eliminato la cosa, protezione animale, no?
che era un ente pubblico. Noi in teoria avevamo dovuto, ogni tanto quando andavamo a fare le nostre ispezioni c'era uno che veniva pure in divisa, perché c'era prevista la divisa, era un ente pubblico, vedi caso l'hanno eliminato, ti immagini. Era stato istituito quando sono nato io, nel 36 o nel 34, la prima legge di protezione degli animali. Beh, con l'istituzione del parco del Circeo probabilmente. Sì, è legato quel periodo là, alla concezione dei parchi. E lo Stelvio e il Circeo. Sì, esattamente. Stelvio, aspetta, Stelvio, lì ce n'è un altro. Vabbè, comunque. Sulle Alpi, dici? Sì. Sì. Non me lo ricordo. Mi ricordo con che ce n'è. Con la L, sì. Quindi questi sono i fatti. Siccome i fatti sono questi, l'unica cosa da fare per contrastare queste operazioni è informarsi bene sulla legislazione. La legislazione specifica, perché la legislazione specifica può essere differente da quella nazionale, e una volta ottenuto questo, vedere dove si può contrastare. Se no non si conclude assolutamente nulla. E va contrastato a livello di giustizia, a livello di giustizia penale, non c'è altra speranza. Capito? Ma io, tu mi avevi detto che c'era un business. Per dire come stanno le cose, ricordo che quando arrivammo per la prima volta questa distesa, ci saranno stati 10.000 uccelli morti, se non di più, appoggiati alla casa colonica c'erano due cacciatori che sparavano. Siccome non si può sparare a ridosso delle case, li abbiamo denunciati. Deve essere a 150 metri. Dall'abitato. Quelli sono stati condannati, ma tanto per dire, no? Ne fregava un cazzo, cioè c'avevano tutti gli uccelli morti lì e si divertivano a sparare con quelli ancora in vita. Questa è la realtà nella quale tu ti vai a confrontare, capito? Per non dire tutto il resto. Io quanto mi divertivo. Ma per fermare eventuali atti di bracconaggio? Come fai a fermare gli atti di bracconaggio? Guarda in Africa che vanno a caccia del corno di rinoceronte, sì, o di elefante. Gli sparano per adesso. Perché hanno fatto vedere da qualche parte, ho visto un'immagine di un accatastamento di avorio, sì, di zanne d'elefante. Che gli danno fuoco? Sì, di una cosa enorme catturata in un solo anno ai predatori. Sì. Gli danno fuoco, quindi lì il discorso è chiuso. Però c'è una cosa molto importante, proprio perché a un certo punto si sono svegliati e capiscono che se muore il turismo nel Kenya, loro muoiono anche loro. C'è stata una esplosione della natalità degli elefanti. Sì, lo so. C'è una quantità enorme di elefanti, è bastato che fermassero i cacciatori di elefanti, capito? Quindi le cose sono tutte così e ci deve essere sempre. Ma invece di distruggere e mettere tutto quella, io dico, no, in generale, invece di proibire il fatto, organizzalo. Cioè, ti faccio ammassare, a te predatore, a te bracconiere, ti faccio ammassare due elefanti l'anno, in modo che tu non muori di fame, ma allo stesso tempo non mi distruggi. Come si faceva? Perché adesso certo, ci sono quelli che. Si è sempre fatto così. Ci sono i guardiani del decoro. Se si fa la guardiale sociale, nessuno muore di fame e nessuno deve. Sì, ma ci deve essere qualcosa da mangiare, non basta solo fare. Ci sono le guide che fanno uccidere gli animali già vecchi e quindi questo. Nella pineta di Cervia c'era. Ce l'hanno rimesso i cervi adesso. Ma certo, ma volevo dire, quel tuo conterraneo di cui mi ha dato i libri, mi ricordo che nel suo libro, il primo, Rino Alessi, parla appunto della gestione territoriale faunistica, certo, da parte del sovrintendente. Certo. Quindi non è che non c'era caccia, c'era una caccia regolamentata. Esatto, ma poi ti immagini. Lì la caccia nelle. Più o meno abusiva o no, hai capito, voglio dire? La caccia nelle botti, dentro le saline, certo, era la caccia alle folle. Alle folle, io l'ho fatto, lo so.
Tra l'altro io ho fatto il cacciatore, cioè sono stato cacciatore per non molti anni, ma l'ho fatto. La caccia alle folaghe era una caccia da sterminio. Ma è una cosa bellissima per loro. Da sterminio. Tu sì, ci dormi la notte lì dentro. Sì, la botte. No, ti racconto, allora noi partivamo alle 2 di notte, sì, per arrivare verso le 4 col carré. Aspetta, col carrello, col carrello a Trevignano, sì. Dove c'è la palude, c'è la parte, sì, del lago che è impaludata, c'è il canneto enorme, sì. Noi col canotto a remi, un culo della Madonna, facciamo 4-5 km ad andare, 4-5 km per non far rumore, per modo, sì, che, di non essere visti, eccetera. Arrivavamo lì alle 4 del mattino, 4 e mezza, appena una mezz'ora prima dell'alba. Quando cominciavano ad esserci le prime luci, cominciavano a andare alla pastura, mangiavano, e poi appena mangiavano cominciavano ad alzarsi in volo. E noi lì facevamo delle stragi. Certo. Una volta abbiamo raccolto 4 sacchi di immondizia così, piene di folaghe. Saranno state un centinaio, non lo so. Perché per noi era un tiro a segno. Certo. Era il piacere di... Una volta ho beccato una folaga, sarà stata il doppio del suo... Di questa distanza con un tiro ho fatto eccezionale, guarda. Ma l'evoluzione della società c'è stata comunque, perché mio nonno, che si chiama Minguola, Mingulin, che è sempre ricordato, era uno, c'era anche, era un'epoca in cui era meglio andare in giro armati. In certo, Romagna, certo. Ma mio nonno, no, mio bisnonno, la doppietta a casa ce l'avevano tutti, appunto. Anche due o tre. Sì, sì. Ma il mio bisnonno, che si chiamava Minguli, perché mio nonno si chiamava Luigi, se lo ricordavano, mi ricordo quando ero ancora ragazzino, che lui andava sempre in giro col fucile. Il mio bisnonno, come noi oggi siamo qui, lui aveva sempre il fucile a tracolla, sempre. Quindi, cosa significa? Significa, è vero che il fucile lo porti per far fuori l'eventuale nemico, ma se ti capita un animale a portare di mano gli spari. Quello è fuori discussione. Capito? No, questa, anche perché all'epoca non c'erano le multinazionali dei cereali o altro, certo. Non è che c'era molto da mangiare, per cui, certo, se portavi una folaga a casa, o un'anatra, meglio ancora, certo, non dico che era una festa, certo, ma quasi era una festa. Certo. Mio padre mi parlava di un suo zio, cioè che era praticamente fratello di mio nonno, che si mangiava i sorci di un canale che correva lì, come coso, come quel famoso pittore. Ma i sorci non di Fogna, i sorci di campagna. Sì, i sorci quelli di campagna, ratti, sì, di campagna. Esattamente. Quelli grigi. È la stessa cosa che racconta un grande scrittore, mi pare forse Zavattini, e quando andarono a cercare quel pittore naif, come si chiamava? Ligabue, bravissimo, e andarono, perché nessuno lo conosceva, allora lui aveva sentito parlare di sto pittore, e andarono, abitava nella Bassa, sì, di preciso non mi ricordo. Ma come gli avevano detto, guarda che tanto lo trovi che si sta a mangiare i topi, si sta cucinando i topi sulla riva del Po. Quindi arrivarono lì e videro che lo... Ma mi sa che ha fatto un quadro con il topo, con un topo. Ma troppi ne ha fatti. Ma... con il topo rappresentato, sì, sul quadro, sì, ma sì. Troppi ne ha fatti, va bene. Chiudo? Direi di sì.